quando è tornato, Faventino era imbarcato sull'Iaze, sull'incrociatore di Iaze. E allora, anche quando aveva bisogno dei soldi, dovevamo mandare i soldi per mezzo dello Stato, diciamo, no? E veniva fatto un cargogramma dovevamo fare, perché dove lo mandava alla Marina. La Marina sapeva dove era l'incrociatore, certo. E allora lì faceva avere. Nonna aveva all'incirca 12-13 anni quando l'Italia dichiarò l'armistizio. Viveva in un piccolo paesino dell'Umbria, in una casa in campagna abbastanza isolata, insieme a 6 suoi amici. Quando il cibo scarseggiava, facevano a turno per andare a rubare qualcosa in città o a chiedere del cibo. Il giorno in cui questo compito spettò a nonna, i tedeschi stavano facendo una rappresentaglia proprio nel suo paesino. Prendevano civili a caso e li fucilavano, così da vendicarsi per l'imboscata fatta dai partigiani ad un convoglio nazista pochi giorni prima. Vide i camion nazisti e si affrettò nel prendere qualcosa dalle bancarelle del mercato. Tornò immediatamente a casa, ma trovò la porta sfondata, i corpi dei suoi amici uno sopra l'altro crivellati. Purtroppo non conosco il resto della storia, visto che per lei era difficilissimo parlarne. Testimonianza di un soldato della Seconda Guerra Mondiale. Fu chiamato alle armi verso l'estate del 1941, pochi mesi prima di venire inviato in Russia per supportare i nazisti durante l'operazione Barbarossa. Dopo un anno di combattimenti, il suo plotone ricevette l'ordine di ritirarsi immediatamente dalla Russia, visto la disfatta che l'esercito dell'Asse stava subendo. Durante la ritirata, metà del plotone di nonno fu uccisa e l'altra metà catturata e portata nei gulag. Lui fece parte della seconda metà. Gli diedero vestiti per il sopraleggeri e un piccone per lavorare. Durante una rivolta riuscì a scappare. Camminò per un giorno intero con la neve fino alle ginocchia, prima di trovare riparo in una casa. La famiglia russa che l'abitava vide la divisa da prigioniero che nonno aveva e, nonostante fossero all'inizio scettici, lo misero davanti al camino e gli fecero bere quasi una bottiglia intera di vodka per farlo riscaldare. Passò alcune settimane con quella famiglia, fino a quando la neve non cominciò a scomparire e si rimise in marcia con abiti civili verso l'Italia. Tornò dalla Russia fino in Italia da solo. È morto nel 2008, all'età di 100 anni, e ogni volta che mi raccontava questa storia riuscivo a capire quanto l'uomo possa essere crudele.